Allora, andiamoci piano con lo stretching perché distrugge l'ipertrofia. Tutta la forza e i muscoli guadagnati, i volumi costruiti, se ne vanno a farsi fottere se fai troppo stretching. Ma le cose stanno proprio così. Insomma, cerchiamo un attimino di ragionare come al solito. Ultimamente va di moda da un po' di tempo questa parte il mondo della mobility. La mobility è un concetto molto cool che sta prendendo sempre più persone. Lo stretching è uno strumento, uno dei possibili strumenti al servizio della mobility. Certo che per fare allungamento muscolare, per veramente costruire una mobilità articolare e muscolare, una flessibilità muscolare funzionale, scusate il gioco di parole, sarebbe meglio questa esercitarla con esercizi dinamici, no? Ad esempio con le verticali o con vari esercizi multiarticolari come gli overhead squat. Insomma, esprimere attraverso performance di un certo tipo la mobilità articolare, la mobilità multiarticolare è sicuramente meglio rispetto al sfondarsi di stretching vecchia scuola. Però è anche sbagliato dire da un po' di anni a questa parte di nuovo tutto il filone per cui lo stretching non serve un cazzo, lo stretching va evitato come la morte. Attenzione, lo stretching è uno strumento al servizio della mobilità ed in particolare lo stretching classico con degli innesti di tecniche avanzate che sono le tecniche PNF è veramente una tecnica top per andare a costruire realmente mobilità, allungamento muscolare. Ti ripeto, l'allungamento muscolare lo vai a fissare, lo vai a consolidare se lo eserciti dinamicamente, di nuovo con le verticali, con gli esercizi multiarticolari, ma fare allungamento muscolare non pregiudica i guadagni di massa muscolare. Molto spesso le persone muscolose non hanno mobility, sono rigide, sono bloccate semplicemente perché non la esercitano la mobility ed in particolare vanno sempre a fare gli stessi esercizi sugli sempre gli stessi angoli di lavoro, non vanno a fare quegli esercizi muscolari che vanno a esplorare gradi articolari molto ampi, tipo fare gli esercizi overhead, i piegamenti a testa in giù, le military, nel fitness le trazioni, i piegamenti, i dip, la panca, tutti esercizi che chiudono, soprattutto quelli di spinta, chiudono un po' l'angolo articolare, quindi tu vai a fissare sempre questi movimenti, sempre su questi angoli poco aperti e ripetitivi, è ovvio che diventi un chiodo. Ma fare stretching, fare mobility non pregiudica assolutamente i guadagni di massa muscolare. Semplicemente la casistica per cui tante persone muscolose sono bloccate perché non l'allenano la mobility e soprattutto non l'allenano dinamicamente. Tra l'altro facciamo dei piccoli giochi, dei piccoli test. Davide, vieni, va, prendo uno a caso che gira per la palestra. Davide, bello, bello grosso, lui fa esercizi di calisthenics solo se gli garantiscono ipertrofia, 90 kg di Cristiano. Però valutiamo se è un chiodo a livello di mobilità a spalle, tanto per capirci. Sdraiati a terra, facciamo il classico test. Te lo ricordi il test, se no non ti promuovo l'esame. Aspetta, spostiamo questi. Allora, fletti le gambe. Il classico test ormai lo conoscono tutti. Una volta lo facevano solo fisioterapisti, adesso anche i laureati in scienze motorie, IPT, tutti quanti conoscono questi test kinesiologici di base. Sulle mani, lascia cadere. Ok. Non è proprio male, eh. Certo, ci sarebbe ancora un pochino da migliorare, però considerando anche la sua massa, 90 kg di Cristiano, bello grosso Davide, adesso non so quanto rende dal video, sembri secco dal video, sei contento? Facciamo quell'altro degli intrarotatori, ecco così, l'altro un po' più su quel braccio, adesso qua, non è messo malissimo, uno inchiodato, facciamo uno rigido, vai, tira sulle braccia, simula uno rigido, no? Con le braccia che, esatto, le braccia uno rigido si fermano lì, o proviamo gli intrarotatori, vedi che le braccia quasi si deve aiutare con flettendo il palmo della mano per, ecco, così è proprio una situazione rigida, invece lui per essere bello grosso e muscoloso non è messo per niente male, e quindi vedete non è messo male Davide, ma perché questo? Perché lui si sfonda di esercizi ipertrofici a corpo libero e non solo, dip, push up, però è anche da dire che fa tanto lavoro sulla verticale, sì. Tanto lavoro sui piegamenti a testa in giù, tanto lavoro dove le braccia vanno in overhead, e quindi questo, per non saperne leggere né scrivere, tiene allenata la mobility, anche se tu non sei un grande esecutore di stretching, no, o di routine di mobility specifiche. No, per niente, zero totale.
però mettendosi lì a lavorare bene sulla verticale, cercando di migliorarla da un punto di vista della forma e della linea, questo gli ha garantito di fare un buon lavoro di apertura spalle soprattutto. Thank you very much. Per tornare al discorso dello stretching classico, quello che non serve più a un cazzo, cerchiamo di ragionare. Sarebbe bello poter fare allungamento muscolare con tutti questi esercizi dinamici o con tutte queste posizioni, queste le tuck stand al muro, libere, il ponte, la verticale o altri esercizi di pesistica come l'overhead. Sarebbe bello poter allenare lo stretching, l'allungamento muscolare in maniera dinamica. Ma bisogna considerare che tantissime persone, specialmente nella vita odierna, nelle attività lavorative e nelle attività fisica media che c'è nella popolazione, le persone sono diventati dei legnetti, sono diventati dei chiodi. Sedentarietà o comunque attività di vita lavorativa, guidare, l'ufficio, le persone si irrigidiscono, ok? Vanno a costruire, a differenza di chi con l'allenamento va a costruire mobilità, massa muscolare, forza, con il lavoro, con le abitudini di vita lavorative quotidiane, tu vai a costruire letteralmente rigidità e a coltivarla bene, 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 tutti i giorni, per 8 ore al giorno, forse anche più. Allora, per chi è veramente rigido e non ha quei minimi sindacali di allungamento muscolare, quei minimi sindacali li vai a constatare con questi test di mobility base. Se tu sei ben lontano da questi minimi sindacali, è ovvio che lo stretching classico, quello dove fai delle pose di allungamento e ci stai tanto, sono l'ideale, sono lo strumento essenziale per portarti a quel minimo livello, a quel minimo requisito, per poi da lì magari accedere a delle metodologie più dinamiche, più funzionali, dove la mobility poi la vai proprio a fissare, a costruire bene, ok? Per chi un chiodo, facciamo l'esempio, per chi non riesce neanche, per qualsiasi ragione, a fare una cosciata, si sente già scomodissimo qua. Tutti coloro che in questa posizione, anche un po' rilasciata così, non sono comodi, ci potrei cagare, insomma, tutti quanti dovrebbero poter cagare nei prati in questa posizione, ma vi assicuro che tantissimi sono scomodi, già arrivano qua, devono sollevare le punte, si fermano qua, qua cominciano, gli viene da cadere indietro, questo non va bene, eppure dovrebbe essere un minimo sindacale garantito per tutti. Oppure per le spalle, abbiamo visto il test con Davide, il test base passivo, ma facendo il test attivo, per esempio, io sono sdraiato senza alzare le gambe da qua, braccia tese, devo poterle sollevare, e neanch'io, bada bene, sono un grosso esempio in questo senso. Nella maggior parte dei casi della vita quotidiana, ti assicuro che io ne vedo a pacchi, ne vedo a frotte di persone così, provandogli in fase di riscaldamento, provandogli a fare questa roba qua, li vedi che sono così. Neanche flettono le braccia e anche flettendole non riescono neanche a sollevarle, talmente sono rigidi. E con queste persone, con questi soggetti, chi non ti fa uno squat e non sta comodo nella massima cosciata, chi non riesce neanche a sollevare le braccia mantenendole estese, anche solo di pochi centimetri, per chi è così indietro, è ovvio che le tecniche di stretching classico sono il punto di partenza per portarsi in bolla, per portarsi a quel minimo sindacale. Poi vai in parallelo, piano piano, più avanti, ad aggiungere esercizi di mobility, dove lo stretching lo fai in maniera dinamica, no? Tornando di nuovo a quel discorso dove il tutto diventa più solido e funzionale. Ma per chi è veramente indietro, è così lontano dai minimi sindacali, è ovvio che lo stretching classico, quello dove ti metti rilassato per terra, fai cadere gli arti per forza di gravità e stai lì in posizione, è l'ideale. Poi piano piano, anche con esercizi di rinforzo, con esercizi di mobilità attiva, poi piano piano, quando cominci ad avvicinarti a quei minimi sindacali, cominci ad affiancarvi la mobilità attiva, la mobilità dinamica, perché solo lo stretching a lungo andare diventa lassità. Non vai a costruire allungamento muscolare solido, vai a creare articolazioni instabili, quindi è ovvio che lo devi affiancare la mobilità al potenziamento attivo, all'allungamento attivo e al potenziamento muscolare. Ma fin tanto che non sei a quei minimi sindacali di mobility, hai voglia a fare mobilità attiva, non ti viene fuori niente, come vedevi ad esempio da un soggetto che non riesce neanche a sollevare le braccia da terra stando in decubito prono, neanche con le braccia flesse riesce a sollevarlo, quindi è ovvio che quello è il punto di partenza. Poi
Di nuovo, tornando invece agli effetti deleteri sull'ipertrofia o sulla forza, questo non ha nessun senso. Il fatto che la maggior parte delle persone muscolose sono rigide perché coltivano sempre i soliti angoli di lavoro, ma io ho visto calistenici, pesisti, powerlifter e anche bodybuilder semplicemente allenarla la mobility, allenarli certi range articolari e semplicemente esprimono mobility senza aver perso, come dire, un grammo o un centimetro cubo di muscoli e di ipertrofia. Bene, questo era il discorso. Corri ad allenare la mobility, semplicemente allenala anche pensandola all'interno dei tuoi allenamenti di forza e muscoli, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!